Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a parlare dei fantasmi e degli spiriti che infestano Hogwarts, oltre a fare dei discorsi anche sul velo, sulla morte, anche un po' di cose comunque tutte collegate in questo contesto. Questo perché da un sacco di tempo molte persone mi chiedevano di espandere in qualche maniera l'universo di Harry Potter parlando più in dettaglio di certi aspetti, e anche perché ho intenzione in futuro di trattare dei fantasmi in Memorarum e volevo comunque darvi un po' di informazioni di sottofondo, diciamo così, per quelli che magari non ne sapevano così tante cose. Che in realtà neanche io sapevo così tante cose, un sacco di cose le ho scoperte oggi, quindi sì, penso di sì. Ma prima di entrare in dettaglio e concentrarci sui fantasmi che infestano Hogwarts, analizziamo per bene quello che sono i fantasmi nell'universo di Harry Potter. Un fantasma è lo spirito di un mago o una strega che è stato distaccato dal loro corpo in seguito alla morte. Questi spiriti o avevano una particolare paura della morte o avevano una qualche sorta di straordinaria connessione al luogo che hanno deciso di infestare. Notate bene che a quanto pare soltanto gli esseri magici possono diventare fantasmi. Dalle informazioni fornite da Pottermore sembrerebbe che la Gran Bretagna sia il posto più infestato del mondo e la maggior parte di questi spiriti si concentra per l'appunto nel castello di Hogwarts, dove le anime dei defunti sono particolarmente ben accette. Nel loro stato paranormale, i fantasmi sono incapacitati dall'avere una grande influenza fisica. Sono visibili e appaiono come l'apparizione grigio-argentata delle persone che erano in vita. Possono attraversare gli oggetti solidi senza danneggiare l'oro o il materiale, ma creano dei disturbi in acqua, fuoco e aria. La temperatura scende drasticamente in presenza di un fantasma e inoltre il loro aspetto può anche assumere l'aspetto di fiamme blu. Non hanno un peso corporeo e possono dunque volare in qualsiasi direzione. Ad ogni modo sembra che possano essere spostati da raffiche di vento, come dimostrato quando il pietrificato Nick quasi senza testa è stato spazzato via fino all'ospedale tramite un grande ventaglio. Anche se questo forse è stato reso possibile dal fatto che in quel momento era pietrificato, quindi non si sa bene. I fantasmi sono capaci, o almeno sembrano pretendere di essere capaci di poter quasi sentire il sapore del cibo putrido. Sembra inoltre che gli spiriti festeggino la loro festa di compleanno, come fece Nick quasi senza testa nella Camera dei Segreti. Ciononostante, tendono ad essere molto sensibili riguardo le circostanze della loro morte, mostrando spesso esitazione quando interrogati dagli altri sulle cause della loro morte. I fantasmi non possono essere distrutti, ma possono essere pietrificati dallo sguardo di un basilisco. Possono anche essere respinti dagli incantesimi che emettono luce come Lumos e sono spaventati e si ritraggono di fronte all'incantesimo Scourge. Siccome i fantasmi sono impronte degli esseri che erano in vita, sono incapaci di passare oltre il velo e sono dunque intrappolati per sempre nel mondo dei vivi come esseri intangibili. Il velo è la barriera tra la terra dei vivi e quella dei morti. Una persona non può spostarsi liberamente tra i due mondi, in quanto è un viaggio a senso unico. I maghi comuni ne ignorano l'esistenza, ma alcuni stregoni più esperti potrebbero averne sentito parlare, e gli indicibili che lavorano nel Dipartimento dei Misteri al Ministero della Magia lo hanno probabilmente studiato da vicino. Infatti, una manifestazione fisica della barriera è tenuta in qualche modo nel suddetto Dipartimento dei Misteri, nella Camera della Morte. Il velo è rappresentato come un grande arco di pietra all'interno del quale una tenda nera e sbrindellata si agita leggermente. Comunicare attraverso il velo sembra essere impossibile, anche se quando una persona viva ci si avvicina, le anime dei morti, riconoscendo l'anima di una persona amata vicino, cercano di comunicare. Ma per quanto i vivi possano avere la strana sensazione che ci sia qualcuno proprio dietro il velo dall'altro lato dell'arco, le loro parole non possono essere udite, se non per deboli sussurri e mormorii. Quando i vivi cercano di comunicare, i morti a loro volta si sforzano di più e i loro sussurri diventano più forti. Se quelli che ascoltano le voci fissano l'arco troppo a lungo, diventano presto incantati e affascinati da esso e tendono ad avvicinarsi lentamente verso di esso provando il fortissimo bisogno di attraversarlo. Se ciò dovesse succedere, il risultato sarebbe fatale, in quanto attraversare il velo anche per una frazione di secondo causerebbe la morte istantanea. Il velo reagisce al passaggio di una persona svolazzando per un attimo, come attraversato da un forte vento, per poi ricadere tranquillo e silenzioso. Ma passiamo ora ai fantasmi principali di Hogwarts, cominciando da quelli delle case. Ogni casa di Hogwarts ha un fantasma che la rappresenta. Ognuno di questi spiriti è una volta appartenuto alla casa corrispondente e oltre a rappresentarla svolgono anche il ruolo di messaggero o guida verso gli studenti appena smistati. Non si sa però da quanto tempo mantengano questo titolo. Il fantasma di Grifondoro è Sir Nicholas di Mimsy Porpington, detto Nick quasi senza testa per via della sua particolare condizione fisica. Da vivo, nella sua vita adulta Sir Nicholas era spesso in ottimi rapporti con i Babbani ed era infatti diventato cavaliere nella corte di Enrico VII. La notte del 30 ottobre del 1492, durante una passeggiata nel parco, incontrò Lady Greve, una damigella di corte i cui denti erano particolarmente storti. Il tentativo di Sir Nicholas di aggiustarli ebbe un terribile esito, in quanto le fece crescere una zanna. Per via del suo errore fu subito imprigionato e condannato a morte. La sua bacchetta fu requisita per impedirgli di usarla per scappare, e per tutta la durata della notte Sir Nicholas aveva urlato che avrebbe subito rimediato al danno fatto a Lady Greve, ma ciò non servì a niente e il giorno dopo fu fatto inginocchiare davanti al boia.
Ma l'ascia di questi era stata affilata male e ci vollero dunque 45 colpi per uccidere Sir Nicholas, e anche allora solo parte della sua testa era stata recisa. Da allora ha sempre provato un certo risentimento di invidia verso i fantasmi decapitati. Il fantasma di Tasso Rosso e il Frate Grasso, forse il fantasma su cui si sa meno in assoluto, è l'unico la cui morte non è mai stata svelata nel libro. Il Frate Grasso era nato nel X secolo e ad un certo punto della sua vita era entrato in un ordine mendicante religioso. Il frate fu condannato a morte in quanto gli ecclesiastici superiori erano diventati sospettosi della sua abilità nel curare i contadini dal vaiolo, semplicemente colpendoli con un bastoncino. Inoltre, la sua abitudine di tirare fuori conigli dalla coppa della comunione non era certamente stato d'aiuto nel nascondere la sua identità magica. Pur rimanendo un personaggio allegro e felice, il frate Grasso rimpiange ancora il fatto che non sia mai riuscito a diventare cardinale. Il fantasma di Corvonero invece è la dama grigia, ovvero Elena Corvonero, figlia di Priscilla Corvonero. La storia di questo fantasma ci è ben nota, forse è quella che meglio si conosce, dato che la stessa Elena l'ha raccontato a Harry. Vissuto a cavallo tra il X e l'undicesimo secolo, poco tempo dopo essersi diplomata, Elena aveva rubato il diadema di sua madre ed era scappata in Albania. Qualche tempo dopo, Priscilla si era ammalata terribilmente e, sperando di vedere sua figlia un'ultima volta, aveva mandato il barone sanguinario a cercarla. Il barone era innamorato di Elena e, quando questa si era rifiutata di tornare con lui, in un impeto di rabbia si è scagliato contro di lei uccidendola. Distrutto dal rimorso per quello che aveva fatto, il barone si era tolto la vita ed entrambi erano tornati eventualmente a Hogwarts come fantasmi. Dunque, strettamente collegato alla storia di Elena Corvonera, anche quella del barone sanguinario, ovvero il fantasma di Serpeverde. Nato da una famiglia nobile, aveva fatto parte della prima generazione di Hogwarts ed era stato istruito nelle arti magiche dallo stesso Salazar Serpeverde. Finita la scuola, aveva conosciuto Elena e si era terribilmente innamorato di lei, per quanto questa l'avesse sempre rifiutato. E di fronte al suo ultimo rifiuto di riaccompagnarlo dalla madre, l'aveva uccisa, per poi togliersi la vita con l'arma stessa del delitto, in quanto consumato dal rimorso delle sue azioni. Questo ultimo dettaglio non è da sottovalutare, perché come ben sappiamo da quanto Lumacorno aveva detto sugli Horcrux, uccidere ti spezza l'anima. Eppure al barone un'anima è rimasta, dato che poi è tornata come fantasma, e questo perché si è pentito terribilmente, e l'unica cosa che può risanare l'anima è proprio il rimorso. Ma non solo i fantasmi delle case popolano Hogwarts. Un altro singolare esempio è l'incredibilmente noioso professor Binns. Cuthbert Binns era stato un insegnante di storia della magia a Hogwarts. Si narra che sia morto di vecchiaia attorno al 1970, mentre dormiva in una poltrona davanti al camino della sala insegnanti. Il giorno dopo si era semplicemente alzato dal suo corpo come un fantasma ed era andato a fare lezione come se niente fosse. Ancora oggi non si capisce bene se il professor Binns sia consapevole della sua morte o meno, per quanto abbia preso l'abitudine di entrare in classe volando attraverso la lavagna. Ma forse il fantasma più famoso di tutta la saga non rientra tra questi grandi personaggi, ma va ricercata nella figura di una giovane ragazza occhialuta. Mirtilla Elizabeth Warren, meglio conosciuta come Mirtilla Malcontenta, è stata una Corvonero che ha frequentato Hogwarts tra il 1940 e il 1943, anno della sua morte. Nell'ultimo giorno della sua vita, Olive Hornby la stava prendendo in giro per via degli occhiali e Mirtilla era corsa piangendo in bagno. Poco dopo, nel bagno era entrato Tom Riddle, il quale aveva cominciato a parlare in serpentese per aprire la camera dei segreti, dalla cui entrata era poi emerso il basilisco. Riconoscendo la voce di un maschio, Mirtilla era uscita dal gabinetto per urlare di uscire, ma in tutta risposta Voldemort aveva ordinato al basilisco di ucciderla, usando così la sua morte per fare il primo Horcrux. In seguito alla sua morte, Mirtilla era tornata come fantasma per poter tormentare Oliver Hornby. Era infatti andata a disturbare il matrimonio del fratello di Oliver, il quale aveva poi sporto lamentela al Ministero della Magia. Il Ministero sembra avere infatti una qualche giurisdizione sui fantasmi, in quanto in seguito all'incidente del matrimonio ha costretto Mirtilla a ritornare al posto della sua morte, ovvero Hogwarts. Infine, per quanto non si tratti propriamente di un fantasma, uno spirito degno di nota rimane Pixie il Poltergeist. Il nome Poltergeist è di origine tedesca e si può tradurre in fantasma rumoroso, per quanto questi non sia, strettamente parlando, un fantasma. Il Poltergeist è un'entità invisibile che sposta gli oggetti, sbatte le porte e crea disturbi kinetici udibili. È riportato in molte culture e c'è una forte associazione con i posti dove vivono le persone giovani, specialmente gli adolescenti. Era dunque inevitabile che in un edificio pieno di giovani maghi e streghe un Poltergeist venisse generato. Era altrettanto attendibile che un simile Poltergeist sarebbe stato molto più rumoroso, distruttibile e difficile da espellere rispetto a quelli che occasionalmente frequentano le case babbane. Senza ombra di dubbio, Pixie è il più famoso e fastidioso Poltergeist nella storia inglese, dunque. A differenza della stragrande maggioranza dei suoi simili, Pixie ha una forma fisica, nonostante sia capace di diventare invisibile a sua volontà e piacimento. Il suo aspetto riflette la sua natura, un fastidioso miscuglio di umorismo e malizia. Pixie è sempre stato un combinaguai a Hogwarts. Per quanto molti studenti e anche insegnanti provano un qualche perverso affetto verso Pix, in quanto certamente aggiunge un certo pizzico di allegria alla scuola, questi è terribilmente distruttivo e generalmente tocca al custode dell'epoca pulire tutti i suoi disastri.
Ogni tentativo di rimuovere Pix dal castello è risultato in un terribile fallimento. L'ultimo e più disastroso tentativo è stato fatto nel 1876 dal custode Rancorous Kerp, il quale aveva elaborato una trappola con un vasto assortimento di armi e un contenitore a forma di campana, incantato con numerosi incantesimi, che voleva far cadere sopra il Poltergeist una volta che questo sarebbe stato in posizione. Non solo Pix è facilmente liberato dal grande contenitore, ma è anche scappato dalla trappola armato fino ai denti con spade, balestre, un fucile e addirittura un cannone in miniatura. Il castello è stato evacuato mentre Pix si divertiva a sparare a caso fuori dalla finestra minacciando tutti di morte. Una resistenza di ben 3 giorni è stata conclusa quando la preside dell'epoca, Eupraxia Moll, accettò di firmare un contratto con Pix che gli garantiva alcuni privilegi. Da allora diciamo che non c'è più stato alcun tentativo di rimuovere il Poltergeist dal castello. Per quanto Pix non riconosca alcuna autorità, è solitamente più docile verso gli insegnanti e tende a non disturbare le loro lezioni. È inoltre risaputo che abbia mostrato una certa affinità per alcuni rari studenti, particolarmente Fred e George, ed è sicuramente spaventato dal barone sanguinario. Ovviamente questi non sono gli unici spiriti e fantasmi che compaiono nella storia. Un sacco di volte vengono citate anche altri spiriti senza però definirli più di tanto. Si sa che ci sono un sacco di cavalieri, di streghe, di suore fantasma, però comunque appunto non vengono esplorati nel dettaglio. Rimangono però senza ombra di dubbio dei personaggi molto affascinanti. Lo stesso Harry è stato molto affascinato dai fantasmi, soprattutto in seguito alla morte di Sirius, in quanto non dimentichiamoci che era andato a chiedere a Nick come si diventasse fantasma, perché una parte di lui sperava forse che Sirius sarebbe tornato come fantasma. Detto questo, io avrei concluso per quel che riguarda i fantasmi, la morte no, perché secondo me ci sono ancora dei argomenti da trattare riguardo alla morte, ma per quel che riguarda comunque fantasmi e spiriti, credo che si conclude qui. Dunque, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ci vedremo a breve con un altro video, magari un altro approfondimento, magari il prossimo memorarum, chi lo sa. Quindi ciao a tutti ragazzi e a breve.